botte, 2 italiana, sicuro. Marco che premier 1-2-3. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Molto, molto bene. Non lo so questo. Mi piace e non mi piace allo stesso tempo. Prenderò questo. Todo il mundo saltando Pombarte. Non penso sia una canzone, però non la conosco. Se no non me lo spiego. Buonasera, Twanzman. Twanzan. Pandora. Preso. Ma come ha preso pure? Mi stavo a 1 chilometro di distanza. Vabbè. You must follow. Rip. Stream Elements non era felice per la bestemmia. Vabbè dai, sono 2 minuti di mute. Capisco la rabbia. Questo pezzo si va a caccia, l'idea è quella. L'idea è quella. Allora, Alistar Mid full AP. Guarda che belli oggetti vi consiglia comunque il gioco. Bene, bene, bene. Faremo proprio questi. Rich Bane Storm Surge. Anche la Rocket Belt non sarebbe male. Da valutare. Questi sono più succulenti. Dodge. Vabbè, noi ce ne stiamo qua belli tranquilli, tanto. Benissimo. Ah, un'ottima partenza. Farmare con Alistar è un parto, ragazzi, credetemi. È veramente fastidioso e soprattutto difficile. È veramente fastidioso e difficile. Comunque arriva, ha preso tutta la wave, anche sta cosa non è proprio tipica dell'Iron, maledetta. Come ti permetti di prendere tutta la wave? Ma sei pazza. Cioè, guardate qua. È un inferno farmare con sto champ. 5.000. Come fai, ragazzi? Come si fa? Farmerò i campioni. Ok. Molto bene. Porca miseria, c'ha il Triumph. C'ha il Triumph. Ah no, ha livellato, mi sa. No, non ha livellato. Chat, come ha preso vita? Come ha preso 100 HP? Scusatemi. Cosa mi sono perso? Ah, passiva. Porca troia. Dai, ma ragazzi, ma sarà possibile? Ma sarà possibile? Ma sarà possibile? Ma precisa quando... Porca. Ma qua è la passiva di accusa. Un nemico inta sicura. Cioè, come funziona? Ma comunque, Briar, ragazzi, cioè... Alla fine del game ci carrerà, però. Porca troia, sta cosa qua, quanto mi manda indietro. Ah, ora... Ah, e adesso? Adesso si aspetta. Ah, sfiorato con la Q. Su un sacco di danni. Tanto non ho modo di proseguire l'engage per ucciderla. Cioè, uno fa quel che può, ragazzi. Come puoi giocare contro sto champion, se non così? Nothing can hold me back.
Matalo! Matalo! Bel flash. Altrimenti. Ho ben 13 minion. Merda. Non penso arriverò da voi, amici. Madonna, tremenda sta double kill. Guarda qua. Ok, ci abbiamo la ulti. Concentrazione per prendere 3 minion in croce. Ah! Mamma mia. Dodge. Oh, lei la tira a cazzo, tanto mi prende. Modo nell'altro, quella spell mi hit. No, lo sanno, l'ho guardato. Non so se è una buona idea quella di partire con la Lich Bane, ma penso non ci sia di meglio. Un attimo, è tra 6 ore, c'ho di nuovo la Q, posso ingaggiare. Mi sono permesso di usarla per farmare 2 minion. Dodge. Fammi pensare se esco a ucciderla. Oppala. E mo c'è. Sì sì, ulta pure, troia. Ecco qua. Non ha preso. Fica, hitami più lontano. Prendiamo questo. You must follow. Purtroppo è veramente crollato tutto dalla double kill che ha preso a livello 3, ragazzi. Cioè, quella là è stata veramente, veramente una tragedia per me. Perché già è una lane, cioè, giocare Alistar in lane, se non ti va tutto perfetto, non fai niente. Perché farm, non puoi farmare. Ma neanche se fossi da solo contro nessuno in lane, non riusciresti comunque a farmare con Alistar. Danni non ne fai. Finché non ti buildi due oggetti. È veramente difficile. È veramente difficile. Ok, dodge. Vedi, a piccoli trade così un pochino puoi fare. Molto bene. Se Brian mi aiuta non morendoci, è tanta roba. Penso di essere crashato, non mi sembrava il personaggio. Ok. Andiamo back.
Vediamo di questo. Le scarpe sarebbero... No, dai, questo è un power spike troppo importante. Dai, facciamolo. È che voglio la Leech Bane, però le scarpe mi aiutano. Mi fanno fare un po' di più. Giochi Master Duel? No. Hanno tolto il retro format e non ci gioco più. Quando lo rimetteranno, torneremo a giocarci. Perché mid è non top? Boh, tipo Darius come lo killo con Alistar AP? Cioè, quanti oggetti devo farmi per avere il danno per poterlo killare di una combo? Faccio la... Vado AP, faccio Ishen, faccio la combo, gli tolgo un terzo di vita e gli dice, bene, ora stacco la passiva e vinco. Che tragedia, ragazzi. Ok, questa era una buona ulti. Li sta stompando. Perché ping aiuto in top? Oh, vabbè. Cioè, Briar ping aiuto per il top lane. Non lo so. Stampede. Ciao, Angry Owen. Ok, stiamo iniziando ad avere decente output di danni. Decente, ancora indietro in realtà. Oltretutto senza il Night Harvester, ragazzi, sta minchia. Il Night Harvester c'aveva un power spike incredibile all'inizio. Senza Night Harvester fa fatica. Come stai? Va bene, bene, bene. Abbastanza, non mi lamento. Riesco a fare un salto in bot lane? Lux! Sì, vabbè, questa è gore. Lux, questo qua. Mamma mia, questa lagga nel cervello, ragazzi. Questa lagga nel cervello, mi sa. Premier 1, 2, 3, sveglia! 7 minuti prima stavo pingando di arrivare, vabbè. Ma poi scusate una cosa, cioè... Lei stava full vita ed era un metro dietro il suo AD carry che stava un HP morente. Cioè, ma di che aveva paura? Che si girassero su di lei? Un'altra bella kill ad Ari. Eh sì. Insomma. Anzi, mu. Ora sono diventato un vero assassino con la Leech Bane. Facciamo pure alla bot. Oh! Oh! Ovvio. Chi l'avrebbe mai detto? Carretto tassa.
Servirebbe l'assist del tipo colui che ha fatto flashare il nemico. Cioè io ho fatto flashare. Vabbè. Ciao Enea, il buon vecchio Fieric. Che senso, scusami. A cosa devo questa descrizione? Minchia, che tragedia che è top. 060 sta. Mamma mia. Guardate quanta gente! Shhh. Me ne vado. Me ne vado. Ho capito. I miei alleati sono scomparsi. Ok. Non ho capito come un Aatrox strafidato sia scomparso dalla faccia della terra, ma a quanto pare è accaduto. E... pace. Prendamumo, sì. Cioè. Non ho comunque capito come siamo morti. È stata una tragedia. Ari si era mezzo impanicata. Poi l'avevo stunnata io. Ma vai a capire sta gente. Veramente incredibile. Oh. Oh. Boom. Stunk. Molto bene! Rampage. Non voglio di toglierla. Ora stiamo arrivando ai danni, ragazzi. È che la mucca va tenuta sotto controllo perché è troppo forte. È oggettivamente troppo forte, quindi... devo tenerla sotto controllo dandogli un kit merdoso. Ma i danni sono molto alti. Abbiamo 80% di skilling sulla Q e 100% sulla W. Tra un livello avremo la W maxata. Avremo lo Storm Surge. E tempesteremo i nostri avversari. I cazzi nei test. Stasera usi la Logitech Gaming X Pro in collaborazione con League of Legends. Non so se l'iscrizione è ancora quella, se, o è quella vecchia, sai, non lo so. Ammetto, mi ricordo. Oh oh. Oh oh. Gol! Minchia, erano in 4, è difficile non beccarne nemmeno uno. Ora ci divertiamo. Ferma qui. Molto bene. Stai qui! La mucca! Mu! Mu! Fanni... oh, eccolo che inizia a piangere. Ma come? L'inizio per il culo perché... ah! All'inizio, haha, Trollistar, haha, il comico. E adesso, ah, ti diverti a smurfare, eh? Che ridere. Nothing can hold me back. Grazie, Macro MC. Grazie dei 40 mesi, dei 44 mesi.
E Rari che mi prendeva in giro, vabbè, non importa. Chiunque sia, qualcuno deve pagare, ecco. Passione qua che è pieno di nemici. Sembra campo minato. No, no, era Mumu, ma che aria? Era Mumu, mi ricordavo bene. Era quel pezzo di merda. Cioè, guardate sto tizio, è 0-6-0, cioè è la merda. E non riesco, non riuscirei comunque a farmelo 1-1. Cioè, come posso giocare a Alistar P. Toplin? In quale universo? Renekton? Renekton ci potrebbe stare, da tantissimo che non lo gioco. Ora posso shottarlo, in realtà. Vabbè, perché siamo arrivati a questo punto del game. Ma dai, saltato in aria. Ma, ripeto, perché è 0-7, io comunque sto messo abbastanza bene. Senti, non sarebbe mai stato possibile un affare del genere. Crash One Shot funziona ancora? Beh, allora, se intendi quello AD, non one shotta più da qualche anno, da quando non puoi più buildare 3 Infinity Edge, purtroppo. Però fa tanto danno, lo fa. Cioè, intendo shottare con proprio una singola frustrata. Quello frustrata, quello non è più possibile da diversi anni. Da almeno, quant'è? 4 anni qualcosa, penso che hanno cambiato gli oggetti. No, 3, non mi ricordo. 3 anni, vabbè, insomma, ok. Dodge, 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 dodge. Dov'è Ari? Anzi, sbaglio sempre. Ma Darius proprio non sta partecipando al videogioco o sbaglio? Farmo un po' ovunque. Potrei vendere il Doran's Ring, ma tanto sono già top. Sparisce. Ok. Back. Becco qui in modo tale da vedere che Darius non si stia facendo i Krugs, perché insomma, un po' di rispetto per le roccette, eh? Ora torno a picchiarti, bro. Non ti preoccupare. Ora torno a picchiarti. Preso. Volevi 140 gold tutti per me. 140 profumatissimi gold tutti per me. Quello non me lo faccio. Perfetto, aspettare bene che si allineino i minion, sennò qua tiro la spell a vuoto. Cioè, guardate che cooldown c'hanno ste cazzo di spell. Sennò sarebbe imbattibile l'Alistar del resto. Dove siete? Ma dove sono i nemici? Nemici? Oh. C'è più nessuno. Hanno visto, ritirata strategica.
Tutti in fila indiana, guardateli. Perché ha tankato così bene? Perché c'ho 1 miliardo di HP, ecco perché. Questi 5 secondi di stun sono stati molto divertenti, che piace, sono contento. Vediamo. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, Tigrotti. Ciao Fieric, lo so, forse è una domanda che ti fanno sempre. Ecco, sentiamo. Io ti conosco per LOL, ma quando hai fatto il CDCSC a L mi sei piaciuto troppo. Sarebbe bello se lo rifacessi. Guarda, intanto grazie Giugiu14 per il sub e Ricotta di Maglia, grazie anche a te del sub e il messaggio. Allora, io ho scoperto una cosa. Adesso, come sapete, io vado a periodi di Minecraft, quindi c'è il periodo in cui ci gioco per un paio di mesi costantemente, poi smetto per un annetto perché non c'ha più niente da offrirmi il gioco. Però il concetto è, io ho scoperto su Minecraft, ora non so se l'hanno ufficializzato, ma nelle ultime versioni di Minecraft avevano fatto un rework molto impattante sui villagers, ovvero che mentre prima tu prendi qualsiasi tipo di villager e ci davi, come si dice, il lavoro che ti pare, prendere gli enchant eccetera, nelle ultime versioni hanno totalmente cambiato sta cosa e per avere la possibilità di usare i villager come li usavo io, quindi in modo tale che ti dessero tutto, tu avevi bisogno di i villager del deserto che ti davano tot enchanti, i villager, cazzo ne so, della foresta ti davano altri enchanti, e roba del genere. Io quando ho scoperto sta cosa ho detto, questo ha ucciso completamente il Cracker Skull, perché tu non puoi a questo punto, cioè non ti serve, dovresti farne uno per ogni bioma diverso in cui trovi villager, perché praticamente ogni bioma, i villager di ogni bioma hanno un'esclusività sulle robe che ti vendono, capito? E questa cosa qua uccide totalmente la farm di villager, cioè non è più divertente così. Non puoi più fare il mega capannone con i villager che ti danno qualsiasi cosa, no? Vabbè, niente, piccola parentesi chiusa. Grazie Angry Owen per il sub, lei è veramente gentilissimo. Un gentiluomino. Attenzione, guardate. Olè! Si scoppia, puffete! Approfitto del rinnovo della sub per dire che quella cosa è pronta, Fieric cringe. Grazie Andre, va bene, quella cosa lì proprio, va bene. Se quella cosa lì è pronta siamo a posto. Oh, oh, oh. Oh my god! Preso. India. Sì, ci cioè dovresti fare una giga mega ferrovia, però tipo anche lì cosa succede se fai se fai riprodurre un villager, cazzo ne so, della foresta con un villager del deserto? Tu magari hai bisogno dei villager del deserto, quindi prendere 2 villager ogni parte e far riprodurre quelli, cioè capito? Perché hai bisogno di far riprodurre i villager del deserto quando hai bisogno di villager nuovi che ti diano gli enchant dei villager del deserto. Poi far riprodurre i villager della foresta quando hai bisogno di villager nuovi che ti danno gli enchant della foresta. Cioè capito? È una roba indescrivibile. Poi potresti fare 5 farm di villager diversi, una per ogni tipo di villager che esiste. Cioè capito? Anche sta cosa qua. Cioè, se vuoi tipo un enchant time, non è che dici faccio un figlio dai villager e via. No, devi fare il figlio dei villager proprio da quel tipo di villager. Cioè, complicatissimo. Vabbè, comunque torniamo un attimo al LOL. Qua stiamo giga mega iper stompando tutto. Ok. Allora, mi sono fatto il pezzo della Banshee perché... come dire, c'hanno praticamente un team che si basa tutto sull'ittare uno stun e poi disintegrarti. Dal primo stun poi diventa una CNCC, tipo banalmente Lady Ari. Con questo almeno se non vengo ittato da Lady Ari, magari non mi itta più tutto il resto. Ma i nemici si impegnano proprio per fare schifo. Minchia. Però ma guarda che ti spacco. Oddio, non gli ho messo l'ignite, se no moriva. Non ho fatto in tempo. My bad. Va bene.
Si deve anche farla scoppiare lei dopo che la lancio. Prendetelo! Boom! Ok. Oh. No! Ah! Cosa mi ha ucciso? Come ha ucciso? Ho ucciso Smolt. Con la ulti mi stavo salvando dal veleno di... dal sanguinamento di Darius, però Smolder mi ha in qualche modo ucciso. Vabbè. Con l'auto, che stava così vicino. Ne stai dicendo? Sì, penso che parteciperò se sei forte Sali Challenge. Però non ho capito sta cosa che l'app ha messo due categorie diverse. Cioè quella di quelli forti e quella di content creator, tipo quelli scarsi. Però se la challenge è se sei forte Sali Challenge, a me... Cioè io cosa ci guadagno a fare la parte dei creator? No? Se ci pensate. Cioè, il concetto è e Deidara, Darkry, Allerenis, Paolo Cannone, Counter, saranno tutti dei pro player, ok? Persino Vincenzo giustamente si è messo lì. Ma nei content creator chi ci sarà esattamente? Fatemi dei nomi importanti su Twitch di gente che si metterebbe nella sezione content creator. Così ho rap, bene, poi? Enemy rampage. Matteo HS. Kyrenis si è già iscritto nella categoria pro. Jennifer non lo so sinceramente se si metterebbe lì. Se non ve l'ha detto, comunque il master con Pantheon l'ha fatto. Non vedo perché dovrebbe mettersi in content creator. Non credo proprio che il Masseo partecipi. Ok. Benissimo. Cioè, il concetto, ragazzi, è il seguente. Ma nel momento in cui tu fai la challenge, se sei forte, sali. Dove il 90% degli streamer italiani si aggira praticamente di quelli importanti, raga, ma la gente che c'ha 30 views non me ne frega un cazzo, io parlo della gente importante, ok? Il 90% degli streamer italiani si aggira almeno sopra il Diamond Medio. Almeno sopra il Diamond Medio. Ma chi cazzo gliene frega una chance se forte sali di guardare la categoria content creator? C'è cioè Fieric, Matteo KS, Kenren. Cioè. Ma chi cazzo è? Ma che senso ha partecipare a questo punto? Ma penso di metterò anche una. Cioè. Posso anche mettermi nella categoria dei meme. Cosa cambia? A chi gliene frega un cazzo? Vediamo la categoria di meme. Fieric Silver 2, Matteo HS Silver 4. Camisara Bronzo 4. Cioè, capito? Immagino che grande interesse ci sia nel guardare la categoria content creators. Categoria pro, ma tu ti puoi scrivere dove ti fai? Vincenzo si è scritto tra i pro. Giustamente Vincenzo dice: io preferisco essere tra gli ultimi della serie A piuttosto che essere il primo della serie C. Cioè, come puoi dargli torto? Parliamoci chiaramente. Preferireste essere il migliore della serie C o il peggiore della serie A? Parlando di livello calcistico.
Fatevi due domande. A me sembra che calzi.